il nuovo direttore sportivo, il nuovo direttore tecnico dello Yoko Village, che è Raffaele Esposito. Buonasera a tutti. Allora, benvenuti e grazie di essere qui stasera. Io mi chiamo Raffaele Esposito, faccio scuola calcio da credo quasi 25 anni. Gestiamo una scuola calcio, io e il mio gruppo di lavoro che vedrete qui alle spalle, a Cesa. La scuola calcio Cesa è una scuola calcio a parte, dove viene gestita da noi, ma viene gestita totalmente ed estremamente a parte con quella da Yoko Village. In che senso? Il gruppo di lavoro che voi vedete dietro, in base agli orari che abbiamo stabilito, in base agli orari che abbiamo programmato, faranno allenamento qua. Ci alleneremo qua, giocheremo qua e faremo tutte le attività qui sopra, ok? Quindi non so chi, forse giustamente, sai, una parola dice una, parola dice l'altra, forse si sono un po' confuse le idee. Noi ho cercato di far capire alla proprietà della struttura che dobbiamo lavorare, e dobbiamo lavorare bene, su quello che abbiamo. Noi abbiamo una struttura all'avanguardia, ma abbiamo una struttura che può accettare bambini che possono giocare a 7. Quindi non è una questione di dire tra virgolette bugie oppure caso, attirare le persone. L'ingegnere si sta prodigando per creare questo campo di calcetto. Finché non ce l'avremo, noi non possiamo fare i grandi. È impossibile. Quindi, perché i grandi hanno bisogno di campi e di spazi più grandi. Noi possiamo lavorare e dovremo, e siamo in grado di farlo, lavorare sui bambini piccoli, che possono andare dal 2007 ai 2012. Quindi dal 2007 ai 2012 noi quest'anno lavoreremo sullo Yoko Village, con gli orari che poi vi verranno dati tramite l'opuscolo, con le situazioni che possiamo venire di incontro, se qualcuno ha una problematica, se qualcuno ha una situazione di scuola, di doppio turno, qualsiasi cosa noi vi verremo incontro. Però si lavorerà qua. Poi se casomai qualcuno che è attaccato alla struttura e vuole fare un'esperienza, poi parlo di bambini più grandi, vuole fare un'esperienza in base a come mi piace il direttore, mi piace l'allenatore, mi piace come si lavora, allora noi possiamo dare l'opportunità di avere un continuo, di creare una sinergia, questo ponte, diciamo, virtuale con l'altra struttura che noi gestiamo, che nello stesso tempo, così facendo, i bambini fino a una certa età staranno qui. Dopo che la struttura non sarà più per cose di forza maggiore, potrà più accettarli, potranno spostarsi sull'altra struttura nostra per continuare un percorso formativo. Però questo non vuol dire che qualcuno di voi è libero anche di poter scegliere un'altra struttura, di poter andare da un'altra parte. Qui non si obbliga nessuno. Quest'anno l'ingegnere ha creato una situazione insieme ad Antonio, credo bella perché? Perché ha creato questo fatto del mese di settembre, dove tutti potete far parte dello Yoko, della scuola calcio, e provare il nuovo staff dirigenziale, il nuovo staff tecnico, e poi fare l'iscrizione e fare tutto il resto, l'iscrizione, accettare i turni, queste cose qua, dal mese di ottobre. Quindi voi per il mese di settembre dovete soltanto venire, far allenare i vostri bambini, farli divertire, e poi scegliere se vi va bene o si va male. Più di questo non, credo che l'ingegnere non abbia potuto fare rispetto all'anno scorso. Grazie. Una cosa molto importante, che io parlavo con alcune mamme e con alcuni papà che sono venuti durante questi 15 giorni che io sono stato qui al centro, è che, però faccio una premessa, non è una cosa rispetto all'anno scorso, non voglio né giudicare perché non conosco chi ha allenato, non conosco chi ha diretto, personalmente veramente non li conosco. La cosa che mi preme è che c'è dove io credo che qui sopra soltanto il papà di guerra mi conosca, perché ho allenato il figlio di Nicola e abbiamo avuto la fortuna di portarlo in una squadra professionistica. Quindi diciamo che, non conoscendomi, la cosa che mi preme dirlo, perché è un fatto mio personale per quanto riguarda anche il mio gruppo di lavoro, noi non siamo una scuola calcio ludoteca, cioè nel senso i bambini vengono a divertirsi ma giocando a calcio. Non vedrete, non lo so se l'anno scorso c'era, non si vedrà mai un allenamento fatto tanto per, oppure un intrattenimento con i bambini tanto per,
Ognuno di loro avrà un percorso formativo dove nei primi 3 mesi dovranno portare dei risultati, perché altrimenti me la prendo con loro. Altri 3 mesi, se casomai un bambino sta un po' più in ritardo, ci potrà mettere 4-5 mesi, ma comunque dovranno portare un percorso a termine. Intendo il classico calcio di collopiedi, il classico calcio di interno. Se il bambino non lo sa fare, in 3 mesi deve impararlo. Non venire qui e fare in modo che il bambino dice ok, facciamo il riscaldamento della partitina. Sto andando un po' più sul tecnico, però il riscaldamento della partitina non esisterà. Altrimenti qui sopra l'ingegnere gli ho detto mettiamo il gonfiabile, mettiamo la ludoteca e portiamoli a divertire. I bambini si dovranno divertire, ma dovranno imparare il gioco del calcio. Questo è quello che a me preme. Questo è quello che a me preme. Dietro ci sta Guido, che avranno tutti gli opuscoli, quindi gli opuscoli per quanto riguarda l'iscrizione, la documentazione. Una cosa che mi dicevano giustamente da dietro è che non è cambiato neanche il kit, quindi il kit è lo stesso. Quindi casomai c'è qualcuno che avrà perso i suoi calzini, la maglietta, queste cose qua, si rivolgerà in segreteria e quindi poi dopo acquisterà quello che manca. Un'altra cosa importante, che man mano mi vengono, perché niente di preparato, perché non sono fatto così, io non preparo niente. Allora, una cosa che mi premeva dire è che il concentramento, anche lì abbiamo creato un qualcosa di nuovo. Abbiamo contattato 2 o 3 strutture organizzative, strutture che organizzano dei concentramenti. La Sport & Fun e anche Lopez. Sono delle strutture che verranno qui sopra, organizzeranno, se ci riusciamo, con, giustamente poi l'accordo lo troverà la società con questa struttura. I bambini, lo scopo del bambino, per quanto mi riguarda, è che non deve uscire mai dal campo piangendo, o che ha giocato poco, o che ha perso tanto, o che abbia vinto anche tanto. I bambini dovranno essere valutati, dovranno giocare con i bambini di ugual misura. Misura calcistica, tecnica, in che senso? Se c'è un buon gruppo di bambini meno pronti, dove hanno bisogno di fare un po' più di tempo, come a scuola, no? A scuola c'è quello là più che parte, quello là invece è più bravo, che la maestra deve esserci un po' più di tempo. Quando giocheranno la domenica, giocheranno con i bambini di ugual livello. Cioè non esiste che il bambino dovrà venire a giocare con una squadra dove verranno fenomeni, perché poi il fenomeno non lo istruiamo, il fenomeno lo insegna lì, c'è chi dice l'udone, dice chi sei un fenomeno e non ne possiamo fare niente. Quindi il bambino la domenica si andrà a incontrare, sempre con un gioco del calcio, nel senso che noi che vogliamo dei signorini in campo, però sempre il gioco del calcio, però con bambini di ugual livello, dove loro dovranno confrontarsi e dovranno cercare di portare un risultato e gli insegnamenti che il mister gli darà. Seconda e terza, diciamo terza, seconda barra terza cosa, il risultato. Lì è una lotta che io faccio da anni. Il mio più grande risultato calcistico di vittoria, faccio una premessa, non abbiamo mai vinto nessun tipo di campionato, non abbiamo mai vinto dall'altra parte di Porta di Scotto un campionato regionale, non abbiamo mai vinto un campionato provinciale, non abbiamo mai vinto un campionato esordiente, ci siamo sempre fermati. Perché? Perché nel momento in cui c'è da far giocare tutti, noi facciamo giocare tutti. Nel momento in cui c'è da una eventuale finale, giocheranno tutti. Non esiste che per mettere il risultato a discapito di un bambino. Questo non vuol dire non voler vincere o non voler portare il risultato, ma no, questo, metterlo a discapito di un bambino che torna a casa, che non ha giocato, ha giocato di meno, non succederà. Questo ve lo garantisco io. Poi, un'altra cosa pure importante, la nostra vittoria, che non è una cosa riguardo ai bambini piccoli, la nostra vittoria è che un bambino che esce dalla Yoga Village, che può darsi che abbia delle potenzialità, che poi possa continuare o a Cesa o da altre parti, abbia le basi per poter cullare un sogno di diventare calciatore. È un sogno, signori, è un sogno che io l'ho toccato anche io con le mani, però non me ne pento di tutto quello che ho fatto, perché alla fine, quando ho deciso di smettere, ho deciso per mia volontà e non perché o papà o mamma o un procuratore o qualcun altro mi abbia fatto decidere di smettere. Però io quel sogno l'ho cullato, sono stato contento di averlo cullato e loro devono essere contenti di cullarlo. Quindi il nostro scopo è far crescere loro con cullare il sogno nel cassetto del calcio. Loro quando partono, ora parlo a voi, quindi voi quando partite a giocare a calcio, o partite con la scuola, o partite in una comitiva, o qualcuno che vi insegna qualcosa, avete una piccola valigia che ve la portate appresso, si chiama la valigia della vita.
Questa valigia in qualsiasi momento, ogni giorno, verrà arricchita di alcune esperienze, esperienze calcistiche, esperienze di scuola, esperienze genitoriali, di amici. E ogni anno questa valigia deve diventare più grande. Nel momento in cui diventerà completa, vuol dire che sarete diventate grandi. E lì finirà la bella vita, la dolce vita, lei cominceranno i problemi. Quindi fin quando non diventerete grandi, sappiate prendere e apprendere tutto da tutti. Va bene? Quindi tutti gli allenatori, tutti gli educatori, gli istruttori che avete avuto e che avrete, dovete apprendere e prendere un po' di ognuno di loro. È stato bellissimo conoscere un allenatore, sarà bellissimo conoscerne un altro e sarà altrettanto bello conoscerne altri. Quindi ognuno di voi crescerà e crescerà nel modo giusto, stando qui. Poi da altre parti non lo so. Grazie di tutto. Io vi aspetto, dopo in segreteria ci saranno gli opuscoli con tutte le date, con tutti gli allenatori, con tutte le situazioni che qualsiasi cosa, io mi fermo qua, quindi qualsiasi spiegazione posso dare. Vi aspetto in settimana per fare questo mese di prova e per far crescere i vostri figli in modo sani e rispettosi. Grazie. Voglio ringraziare Lello Esposito e ti volevo dire, Lello, se vogliamo far dire i nomi dei mister. Prego, vieni. Allora, vediamo prima 2007. Scusami, vieni, Roberto. Allora, lui sarà l'allenatore del 2007, Roberto Landucci. Oltre ad essere un collega, io lo chiamo il mio top player con i più grandi. È un ragazzo d'oro che sa il fatto suo in mezzo al campo, come lo sanno anche gli altri, però lui è proprio il passaggio da 7 a 9, è il ragazzo ideale che può far solo bene ai vostri ragazzi. Quindi lui sarà il mister del 2007, Roberto Landucci. Poi, i miei fedelissimi. Martino Ennio sta con me da quanti anni sono che stai con me? 12 anni, quasi 12-15, però dalla classe 10. Quindi sta con me da 12-15 anni, lui è l'allenatore dei 2008, quindi il gruppo 2008 sarà gestito da lui. Casomai, questo vale anche un po' per tutti, casomai il gruppo 2008 si dovesse formare, un gruppo che non riesce a gestire, perché il nostro rapporto è 1 a 15, quindi un allenatore e 15 bambini. Se casomai dovesse salire, ci sono dei ragazzi che aiuteranno Ennio e aiuteranno anche gli altri bambini. Quindi lui sarà responsabile della categoria 2008. Ok? Grazie. Gamal, Gamal l'ho conosciuto qui, è un ragazzo d'oro, un ragazzo che ha giocato, se non sbaglio, anche in Serie A in Africa, quindi è un ragazzo veramente che può dare tantissimo, perché oltre a dare qualcosa a me di nuovo, può dare anche qualcosa ai vostri ragazzi sotto altri aspetti. È un ragazzo, io ci ho parlato, è un ragazzo che va oltre tutto, non voglio dire altre cose perché si possono confondere, va oltre tutto e credo che possa soltanto aiutarci sia a noi che a voi con mettere insieme le nostre conoscenze calcistiche. Lui sarà l'allenatore del 2009, Gamal. Lui si chiama Esposito Domenico, lo dico già, è mio fratello, quindi è inutile poi dopo far che qualcuno dirà quello è il fratello. Allora, sta qui, sta con me, purtroppo sta con me da 45 anni, da quando c'ero. Quindi lui è responsabile della categoria 2010-2011, poi qualsiasi altri bambini, che ne so, numeri più grandi, qualche bambino che ha problemi, lui è l'ideale per poter farli crescere dal primo approccio per poi portarli più su. Da questo da quasi 15-16 anni, da quando io ho cominciato questa attività, quindi credetemi, altrimenti non lo porterei, anche se è mio fratello. Poi abbiamo due ragazzi che per il momento, vieni Piero, lui si chiama Luca Landucci e lui si chiama Carlo Piero, sono dei ragazzi che io ho allenato, che io ho cresciuto e credetemi sono ragazzi che poi dopo pian piano conoscerete tutti gli altri, però sono quei ragazzi che servono per far crescere i ragazzi, i bambini che hanno bisogno di aspettare un po', cioè nel senso quelli là che hanno bisogno di apprendere un po' di più, quindi sono quelli là che hanno quella pazienza in più per far crescere i vostri figli nel momento in cui il gruppo crescerà un po'. Se un gruppo casomai dovesse diventare da 1 a 20, loro si occuperanno, non che si staccheranno in 5 e andranno dall'altra parte, insieme al gruppo aiuteranno il mister della prima squadra a far crescere quei bambini che hanno bisogno di un po' di attenzione in più. Quindi loro per il momento stanno con noi, dove c'è bisogno lì li adatteremo, ok? Poi ci sarà il preparatore dei portieri,
che oggi non è potuto venire, che si allenerà sempre il lunedì. Il lunedì ci sarà l'allenamento soppressivo, che non è detto che chi si allena poi il lunedì non possa venire negli altri giorni a fare allenamento. Tutti i lunedì ci sarà il preparatore dei portieri, si chiama Mimmo Russo, è il preparatore che sta con me di là ed è il selezionatore della rappresentativa regionale Campania, quindi è una persona altamente qualificata. Può venire solo il lunedì, fortunatamente il lunedì andiamo bene qui sopra qua. Grazie, grazie, un altro applauso allo nuovo staff tecnico dello Yoko. A questo punto mi preme chiamare solo, per, almeno per un saluto, l'ingegnere De Marco e Antonio Cirillo. Niente, ci auguriamo che si possa cominciare un buon anno, sicuramente ci sono tutti gli auspici. Abbiamo fatto il possibile per migliorare un poco tutto l'andamento della scuola calcio. Quindi spero che quest'anno otterremo dei frutti migliori, no? Più proficui. Va bene, grazie a tutti e ovviamente vi aspettiamo qua per l'allenamento di questo mese, gli allenamenti di questo mese, da martedì già iniziamo e poi deciderete voi cosa fare, dove se stare con noi oppure andare altrove. Ovviamente è inutile dire. Vi aspettiamo tutti quanti, abbracci aperte. Grazie a tutti. Un'altra bella novità, prima di far parlare Bell'Antonio qua, che è fresco di matrimonio, facciamogli un applauso. Non sa cosa l'aspetta. Un'altra bella cosa, un'altra bella iniziativa, si riprenderà chiaramente un nuovo percorso che già è stato fatto un approccio lo scorso anno con la Yoko Dance Academy. Quindi stiamo pensando anche alle bambine, ma non solo, soprattutto penseremo anche alle mamme che si vogliono dilettare nell'arte della danza. E niente, Antonio, tu sei appena tornato dal matrimonio, ci vuoi raccontare tutta la storia del viaggio di nozze? Non credo. Pure il pop. Allora, solo due parole. Io vi saluto, sono Donato Riotto. No, ci sta un ballerino che fa. Un ringraziamento a Donato, che è un nostro amico e ci aiuta sempre in queste cose. No, ci sta un ballerino. Io non sono bravo a parlare, lo dico sempre, sempre la stessa cosa, quindi io vi ringrazio a tutti. Veramente che ci avete seguito, ci avete seguito e ci state seguendo. Metteteci alla prova e valutate. Vedete un poco se siamo stati bravi a cambiare questa macchina sperando in meglio. Poi una notizia, cioè più che altro, andate in segreteria, prendete l'opuscolo e vedete un poco ognuno di voi gli orari degli allenamenti e tutto. Adesso c'è un piccolo buffet e i bambini possono giocare a calcio. Un'ultima cosa che volevo dire, che giustamente me l'ha ricordato l'ingegnere, la Yoko Academy Dance si sta realizzando una sala molto bella, molto grande sotto, quindi non sarà nei locali dove si è svolto lo scorso anno, ma sarà un locale sotto dove stanno i campi di calcio coperti. È una sala grandissima, molto bella, che entro, penso, fine mese sarà pronta. Grazie a tutti.